Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, bentornato Franco Bernabè, manager e presidente di Acciaierie d'Italia, ovvero l'ex Ilva di Taranto. Buonasera Flavia Perina, giornalista. Buonasera Stefano Feltri, direttore di Domani. Allora, Giorgia Meloni sarà domani al Consiglio europeo, dove si capirà anche se ora davvero l'Italia conta di più. Però intanto la politica si divide, indovinate un po' su che cosa? Su Sanremo, su Mattarella, su Benigni, subito dopo la pubblicità. Franco Bernabè, comincio con il Festival di Sanremo, perché come tutti gli anni, anche quest'anno ha provocato accesi dibattiti. Il problema sarebbe che un capo dello Stato per la prima volta, cioè il presidente Mattarella, ha partecipato come spettatore al festival, e Roberto Benigni ha fatto il suo monologo per ricordarci quanto è importante la nostra Costituzione, e il presidente Mattarella lo ha ascoltato come tutti gli altri in religioso silenzio. Allora, perché secondo lei Mattarella ha voluto mettere il suo sigillo in questo modo a Sanremo? Ma guardi, io penso che la spiegazione sia sempre molto più semplice delle teorie che sono state enunciate in questo giorno sulla partecipazione di Mattarella. Io penso che il presidente Mattarella, avendo partecipato all'inaugurazione della Scala, abbia voluto dare il senso di una presenza a una trasmissione più popolare, che ha fatto credo il 64% di share nell'occasione dell'anniversario della Costituzione. Quindi ha voluto dare un segnale che, oltre a partecipare a un evento di elite, partecipa anche a un evento largamente nazionale popolare. Però io penso che ci sia un altro problema di cui si è visto in questi giorni un'ampia discussione, che riguarda la vicenda di Zelensky e la partecipazione al... Ecco, su questo io credo che... Perché alla fine, ricordiamolo, il presidente ucraino Zelensky non parteciperà più con un suo video al Festival di Sanremo, ma Amadeus leggerà una lettera del presidente. Ecco, io credo che l'occasione di Sanremo, contrariamente a quello che si è detto in questi giorni, cioè Sanremo riguarda le canzonette e non la politica, bisogna ricordare che in Russia e in Ucraina le canzonette italiane sono popolarissime, tant'è che uno dei programmi della televisione russa più popolari, cioè Ciao 2020 e Ciao 2021, cioè i due programmi che chiusero, i due programmi conclusivi dell'anno, quelli per il festeggiamento dell'anno nuovo, erano programmi dedicati interamente alle canzoni italiane. E Sanremo è popolarissima sia in Russia che in Ucraina. Quindi l'utilizzare Sanremo... Un bel colpo di propaganda e di comunicazione. Ma se l'Italia vuol dare un contributo alla pacificazione in Russia e in Ucraina, una intelligente formula di partecipazione di Sanremo a questo dibattito, io credo che avrebbe aiutato molto di più di tante gite a Kiev di politici sia italiani che internazionali. Intanto domani ci sarà, tra l'altro, a Bruxelles un bilaterale tra la Premier Meloni e Zelensky. Allora, torno però con Stefano Feltri e Flavia Perina a Mattarella al Festival di Sanremo, che ascolta il monologo di Benigni sulla Costituzione. Tu hai detto che la retorica di Benigni è una minaccia per la Costituzione, lo hai scritto, e ti vorrei chiedere perché. E Salvini e anche parte della destra dicono che non fuori la politica da Sanremo.
La politica c'è dappertutto, come diceva Bernabé, che sia per presenza o per assenza è inevitabile. Se Zelensky c'è è un caso, se non c'è è una scelta altrettanto. Quindi quando qualcosa è guardato da metà degli italiani è comunque un evento politico di per sé. Quindi come si tratti, anche se si lascia fuori l'attualità, è anche quella una scelta. Quanto a Benigni, lui dà un messaggio che è sostanzialmente falso, cioè che c'è una grande concordia intorno alla Costituzione, che è qualcosa su cui siamo tutti d'accordo, che è una cosa intorno a cui stringersi come Dante o come Garibaldi. Non è così, cioè la Costituzione è continuamente sotto attacco e va continuamente difesa, e in questo momento è in discussione un progetto di autonomia differenziata che secondo molti economisti e giuristi mette addirittura in discussione l'articolo 5, cioè la forma repubblicana dello Stato unitario e indivisibile. E poi Benigni fa anche sostanzialmente un po' di furbate, perché lui cita l'articolo 11 della Costituzione e ne racconta solo metà, cioè dice l'Italia ripudia la guerra, ma non è così, ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali e stabilisce anche che noi possiamo partecipare a organizzazioni internazionali per mantenere la pace e la giustizia, che sono due cose significative. E poi onestamente da giornalista ho trovato veramente melenso la parte sull'articolo 21 della Costituzione, che è violato e minacciato tutti i giorni dal fatto sulla che libertà di stampa, perché la libertà di stampa è minacciata dalle querele temerarie, dalle diffide delle aziende, dal precariato, ecco, di tutte queste cose Benigni non dice niente, quindi l'articolo 21 vale per lui, che può dire quello che vuole, ma non per tutti. Ecco. Ha ragione Feltri, Flavia Perino, è troppo duro, troppo critico? È molto bizzarro tanto sentire una critica allo show di Benigni sulla Costituzione da sinistra, di solito appunto uno è abituato a sentirle da altre fonti politiche. A me, dico la sincera verità, la performance di Benigni è piaciuta, è stata una performance anche in qualche modo rasserenante, che ha indicato un obiettivo, che ha trattato questo tema del 75esimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione un po' con leggerezza. È stato anche per me uno spettacolo carino, ecco, vedere il presidente sulla balconata sorridente, è qualcosa che in un periodo così cupo, non dimentichiamoci che fino a pochissimi mesi fa una parte del paese era seriamente convinta che in Italia si sarebbe instaurata una dittatura, o che la vittoria delle destre avrebbe equivalso a un immediato azzeramento di alcune libertà, ad un attacco ai diritti. Cosa dopo che un pochino sta succedendo. Dopo no? tre non mesi, nei beh, ancora non abbiamo, ancora, sì, abbiamo delle leggi sui cinghiali, non so, sui reparti, non mi sembrano, sono contestabili, criticabili, per carità, ma non mi sembra che siano arrivati i carri armati, e quindi forse quel tipo di messaggio complessivo che ha dato l'inno nazionale all'inizio e poi la performance di Benigni è stato anche un messaggio al paese, dire continuate a crederci perché è possibile crederci e realizzare anche, certo ha ragione Feltri quando dice alcuni valori della Costituzione non sono pienamente realizzati o non sono del tutto realizzati. Il messaggio era quello, possiamo continuare a crederci unitariamente. E l'altra parte, secondo me, il vero messaggio politico, in realtà era in un altro passaggio, nel passaggio sul fatto che i padri costituenti sono riusciti ad approvare la Costituzione discutendo tra loro e senza defezioni. Non dobbiamo dimenticare che nella Costituente c'era anche il partito dell'uomo qualunque, che potrebbero essere definiti gli antenati degli attuali populisti, per intenderci, con una rappresentanza anche piuttosto consistente di mancava solo un elemento, era una Costituzione antifascista, questo non è che c'erano proprio tutti dentro. Infatti, perché il partito post-fascista dell'epoca, il Movimento Sociale, ancora non si era costituito, non esisteva. Quindi non era, però c'è un dato, dottor Bernabé, che si nota ogni volta, che la destra reagisce in modo stizzito quando si ricorda che la Costituzione repubblicana antifascista, che nasce dalla lotta dei partigiani, dopo la Seconda Guerra Mondiale, dalla sconfitta del nazifascismo. Perché ci sono queste reazioni sempre un po'... Beh, credo sia una reazione psicologica, però onestamente bisogna chiedere a chi reagisce in quel modo lì. Non ho ragione di pensare che sia diverso. Vorrei fare una chiosa. In questa circostanza non è la destra che ha reagito in questo modo, è Matteo Salvini. E anche lì è un dato un po' bizzarro, perché Salvini viene da una provenienza, lui addirittura faceva parte dei giovani comunisti padani o qualcosa del genere. Io penso che più che dal messaggio antifascista
sia stato irridato da un robusto richiamo all'unità nazionale, che quindi in qualche modo taglia la strada alla sua autonomia. Sì, che però ricordiamo, un conto sono i messaggi a Sanremo, un conto poi sono le leggi, cioè il Consiglio dei Ministri del governo Meloni ha appena approvato un progetto di legge che porta l'autonomia differenziata a uno stadio successivo. Sì, loro dicono che è un'attuazione costituzionale, perché il titolo quinto dice quello, quindi non è che dicono cancelliamo la Costituzione, dicono noi la attuiamo la Costituzione. Infatti è quello che purtroppo è un problema. Il titolo quinto fatto da un governo di sinistra, quindi, cioè diciamo che la storia, la storia del titolo quinto è una storia tutta da scrivere. Sì, è una storia tutta da scrivere, come è tutto da costruire adesso il nuovo profilo dell'Italia con il governo di Giorgia Meloni, che intanto domani è al Consiglio europeo a Bruxelles, che sarà un Consiglio europeo anche molto importante, poi vediamo anche nei dettagli perché. Ma la Premier ripete spesso che c'era chi pronosticava l'arrivo, l'invasione delle cavallette nel momento in cui avrebbe vinto la destra e che quindi l'economia sarebbe andata malissimo, i mercati avrebbero reagito facendo schizzare verso l'alto lo spread, e invece tutto questo non è accaduto e anche l'economia non sta andando male. No, anzi sta andando molto bene, diciamo, rispetto alle altre economie internazionali. L'economia italiana è cresciuta dell'11% nel corso degli ultimi due anni, molto più del resto dell'economia mondiale. Credo che questo nasca, però, bisogna dare atto ai governi anche precedenti di quello che è successo, soprattutto negli ultimi 6 o 7 anni. Io credo che la trasformazione dell'Italia sia partita un po' dai governi di Gentiloni e di Renzi, e soprattutto per opera di Piercarlo Padoan, quando abbandonò per la prima volta, con la teoria del sentiero stretto, la scelta, diciamo, di una economia gestita in un regime di austerità. Con il sentiero stretto di Padoan, che quindi apriva a una maggiore flessibilità nello strumento della fiscalità pubblica, l'economia italiana ha cominciato a respirare. Dopodiché sono intervenuti tutta una serie di scelte fatte dai governi successivi che erano coerenti con questa scelta di... Ma la convince la politica economica del governo Meloni? Però mi lasci dire una cosa, perché ci sono tanti elementi che concorrono. Il governo Conte, perché abbiamo vissuto 3 anni drammatici. Il governo Conte ha gestito bene alcuni aspetti, ha gestito bene la parte di confronto con l'epidemia e poi l'avvio del PNRR. Draghi ha rassicurato i mercati. Quindi, diciamo, c'è stato tutto un seguito di iniziative prese dai governi negli ultimi 6 anni che sono coerenti col fatto che l'Italia si è rafforzata. La Presidente Meloni vive sull'abbrivio di quello che è stato fatto negli ultimi 5-6 anni e ha completamente rovesciato le aspettative di mercato, perché quando è arrivato il mercato si aspettava una politica come quella che nelle campagne elettorali aveva dichiarato anti-europeista, anti-mercato sostanzialmente, e invece lei ha dato rassicurazioni ai mercati. E i mercati, viste le prime mosse del governo Meloni, hanno creduto a quello che la Meloni diceva. Per quanto riguarda lo spread, poi, devo dire che uno degli elementi fondamentali che hanno tranquillizzato i mercati è stata l'esistenza del TPI creato l'anno scorso dalla Banca Centrale Europea e che di fatto sostituisce il MES. Il TPI è uno strumento di emergenza che consente di intervenire, tra l'altro paradossalmente, perché la Lagarde, una delle prime improvvide dichiarazioni fatte era che noi non siamo qui per controllare lo spread. Invece la Banca Centrale Europea ha garantito attraverso il TPI, ha rassicurato i mercati, quindi è stato il concorso di più fattori. Però, e la Meloni deve stare attenta
a non rompere questo incantesimo. Ecco perché alcuni dei suoi invece hanno attaccato apertamente la Christine Lagarde. Guido Crosetto ha attaccato la BCE, eccetera. No, tutto quello che dice Bernabé è assolutamente corretto, però aggiungo solo due cose. Uno, che questi, diciamo, panico intorno alla Meloni non si sa bene poi chi lo sollevasse. Cioè la Meloni fa sempre un po' come Chiara Ferragni a Sanremo con gli hater, cioè tra tantissime reazioni sceglie quelle che sono funzionali al suo messaggio politico di vittimismo, per dire ecco mi attaccano ma io sono meglio di così. Lo fa anche Salvini. Salvini condivideva sempre gli insulti che gli arrivavano via social, per dire mi attaccano quindi io posso attaccare. Quindi, diciamo, non ho visto in campagna elettorale gente che dicesse sarebbe arriverà l'apocalisse. Ho visto tanti che dicevano questi non sanno bene cosa fanno, cosa fare, perché il loro programma elettorale non sta in piedi. E infatti non ne hanno realizzato nulla, hanno fatto una legge di bilancio che tiene i conti, diciamo, non sfascia i conti, ma non ha fatto assolutamente niente. Il primo provvedimento di politica economica di una qualche rilevanza, che era gestire la fine dello sconto sulle accise, li ha mandati completamente in confusione e hanno avuto una reazione quasi isterica a questa cosa, dicendo che c'era la speculazione, che erano cattivi benzinai. Quindi, diciamo, non abbiamo visto niente di disastroso, non abbiamo neanche visto niente di strutturale. Ecco, non c'è un solo provvedimento di questo governo che cambi il potenziale di crescita dell'Italia. Stanno togliendo soldi ad alcune categorie per darle ad alcune categorie che sono più vicine a loro. Sei d'accordo, Flavia Perina? E siccome tu hai scritto che questa destra si sente ancora Calimero e non percepisce le sue nuove responsabilità e i suoi nuovi doveri, perché succede questo? Cosa manca per una piena assunzione di responsabilità? Ma in realtà io mi riferivo a una sorta di esibito complesso di emarginazione della destra, che a mio giudizio per questa generazione di destra, per la generazione che a destra governa, che sono tutte persone fra i 40 e i 50 anni, non ha molta ragion d'essere. Io capisco che sia un espediente in qualche modo retorico, che chiama l'applauso nei comizi e che in qualche circostanza magari offre giustificazioni, l'idea di dire ce l'hanno tutti con noi, oppure questo vittimismo, un po' il vittimismo, ma anche molto questa sensazione della rivincita degli esclusi. In realtà questa generazione di destra è entrata in politica quando la destra già governava e amministrava moltissime cose. Una destra anche, diciamo, dotata di una solida egemonia nei media, perché c'erano le TV di Berlusconi, c'erano i giornali collegati, quindi ecco, io ho parlato di destra Calimero. Questa sensazione di essere Calimero piccolo e nero non corrisponde tanto alla realtà e secondo me è un grave limite proprio invece ad affrontare i problemi della modernità con competenza, ad assumersi le responsabilità non guardando indietro al passato, ma guardando poi alla costruzione del futuro. Franco Bernabé, lei che limiti vede? Limiti di questa destra di governo? E siccome Giorgia Meloni ripete sempre, anche ha fatto anche ieri, che oggi l'Italia è molto meno isolata, anzi non è più isolata, è tornata a essere centrale in Europa e anche nel Mediterraneo. È così? Tornando al discorso di Calimero, che io condivido totalmente, se vedo dei limiti è nella classe dirigente che circonda il Presidente Meloni, perché certamente il Presidente Meloni ha una marcia in più rispetto a tanti altri leader politici che si sono susseguiti in Italia. Però non le fanno Italia. Anche comodo questi ma non che credo urlano, che scatenano polemiche, i suoi, diciamo, fedelissimi? Non credo che le facciano assolutamente comodo, anzi io credo che tutte queste polemiche, alcune strumentali, altre meno strumentali, la danneggino. Quindi io credo che a un certo momento lei dovrà scegliere Lei, dottor Bernabé, è sempre stato un dirigente di primissimo piano, è lei che ha scelto e che sceglie i suoi più stretti collaboratori, no? Però per arrivare al potere servivano certi... Purtroppo, ecco, sì, questa è una domanda interessante. Sì, ma lui non perché, le leggono. Perché no, è vero, lui è vero. Ecco, lui non deve presentarsi alle elezioni. Però è interessante questa domanda, perché per arrivare al potere servono certi tipi di persone che poi molto spesso i grandi leader politici sacrificano perché hanno bisogno di un'altra classe dirigente. E quindi una classe dirigente più fedele? No, una classe dirigente molto più strutturata e inserita nell'establishment. Io credo che il grande sforzo che la Presidente Meloni deve fare è quella di cooptare una parte di classe dirigente, diciamo, che non apparteneva al suo gruppo, e cercare di trasformare una parte della classe dirigente che si è portata dietro. Ma come diceva
la dottoressa Perina, il problema, il complesso di Calimero è un complesso difficile da gestire, però se non riescono a superarlo io credo che avrà difficoltà il governo in futuro, perché oramai la Meloni non solo è Presidente del Consiglio, ma è anche una Presidente del Consiglio destinata a durare e quindi deve avere una classe dirigente all'altezza. Stefano Feltri, fedelissimi vanno bene per vincere e poi ci vogliono i competenti per governare, verrebbe quasi da dire. Ed questo... è vero che oggi l'Italia è più centrale, non è affatto isolata, sicuramente in Europa e nel Mediterraneo. Conta di più l'Italia ora. Questo lo vede solo Giorgia Meloni, a parte che ogni Presidente del Consiglio dice che con lui o con lei l'Italia è tornata centrale. Beh, diciamo, noi veniamo da un governo di Mario Draghi che Mario insomma, Draghi non a caso aveva costituito, ricostituito questo trio Francia, Germania, Italia questo triangolo che era molto importante, che invece non abbiamo visto a Washington ieri quando i ministri dell'economia di Francia e Germania sono andati da soli senza l'Italia. Sì, assolutamente, c'è un'immagine che lo dice più di tutto, cioè ci ricordiamo l'immagine di Draghi sul treno per Kiev con gli altri leader europei, non c'è nessuna immagine analoga di Giorgia Meloni. Giorgia Meloni si è presentata come molto atlantica e molto filo-ucraina, ma il suo governo continua a rimandare il decreto sulle forniture militari all'Ucraina, così come, e non è un caso, Giorgia Meloni continua a rimandare il suo tanto annunciato viaggio a Kiev, perché andrebbe lì senza niente in mano. E anche il fatto che lei sia sistematicamente tenuta in una seconda cerchia di leader quando si parla di questioni serie è indicativo. Qualche settimana fa c'è stata la telefonata di Biden, qualche giorno fa, adesso mi ricordo più, un po' di tempo fa, tra Biden, Scholz, Macron, eccetera, e a un certo punto aggiungono Giorgia Meloni, che non era coinvolta nel primo round, così come adesso che si parla di cose serie, cioè politica industriale e per la transizione ecologica, che è diventato un po' il modo per diciamo, fare una politica industriale di sussidi alle imprese a scopo strategico e di sicurezza nazionale, è una cosa che Francia e Germania discutono con gli Stati Uniti e noi no. Questo, diciamo, avremmo titolo per farlo, ma non lo stiamo facendo. Però questo è il campo di Bernabé. No, perché quello è, il tema è veramente molto più complesso di quanto non fosse all'epoca di Draghi, anche perché il tema dei sussidi alle imprese è un tema... che contrappone la posizione italiana alla posizione tedesca e alla posizione francese. Qui voglio citare alcune cifre che sono importanti. L'Europa l'anno scorso, dopo l'avvio della guerra, ha approvato il Temporary Recovery Framework che ha stanziato, ha messo a disposizione, ha consentito di erogare 650 miliardi di sussidi di aiuti di Stato alle imprese. Chi ne ha approfittato è stata la Germania. La Germania ha utilizzato 350 miliardi. Perché l'Italia non ha flessibilità di bilancio. Ma le dimensioni perché l'Italia è seduta su una montagna di debiti. Però anche la Francia sta incominciando ad avvicinarsi. La Germania 350 miliardi, la Francia 150 miliardi, l'Italia 55 miliardi. Quindi diciamo c'è una differenza enorme. Questo contrappone la posizione dell'Italia a quella della Germania e a quella della Francia in modo radicale. Quindi il problema che la Meloni deve affrontare è un problema molto complesso. Riuscirà ad affrontarli con successo questi problemi a Bruxelles, Flavia Perina? Anche perché ricordiamo domani comincia la due giorni del Consiglio europeo. Io vedo, diciamo, quello che vedo senza essere addentro i dossier, ovviamente, vedo che c'è stato all'inizio un atteggiamento di cauto attendismo nei confronti di Meloni, poi questa grande tour internazionale che sta portando avanti da un paio di settimane nelle capitali e ricevendo capi di Stato qua in Italia è servito quantomeno a imbastire una rete di relazioni che in qualche caso sembrano decisamente simpatizzanti. Lei, se c'è un limite, ed è quello che è stato descritto prima, proprio di interessi oggettivi con Francia e Germania, in questo momento ha anche un piccolo vantaggio. Mentre il suo gruppo, quello dei conservatori europei, dico un vantaggio politico, fino a qualche tempo fa, prima dell'invasione ucraina, era un gruppo bandito in qualche modo, emarginato, messo all'angolo, adesso a causa soprattutto della posizione polacca che fa parte di questo gruppo della Polonia,
colonia dei conservatori polacchi che fanno parte di questo gruppo, è invece un gruppo capofila, diciamo, dell'alleanza occidentale riguardo alla questione ucraina, e quindi è diventato un po' meno, tra virgolette, impresentabile, un po' più necessario di quanto non fosse prima. Sì, ma c'è un rafforzerei questo ragionamento, perché la Polonia è diventata centrale, ecco, in quindi Europa. Questo oggi è l'elemento di vantaggio oggi su cui Meloni, esatto, può giocare. C'è solo un piccolo problema, che noi con la Polonia non abbiamo quasi nessun grande interesse in comune. Cioè, no, è un paese di interesse politico, di interesse però economici. Però dico, l'Italia in questo momento non sta costruendo nessuna, diciamo così, coalizione di interessi con altri paesi, perché non è allineata con nessun partner molto rilevante su nessun grande dossier. Cioè, la Polonia è interessata alla guerra e a non rispettare alcune regole europee, due cose che, diciamo, noi non c'entra niente. Però c'è da dire che su un tema fondamentale dell'Europa, e cioè le forniture energetiche, la Meloni ha preso delle iniziative importanti. Teniamo presente che in Libia non c'era un capo di Stato da un capo di governo. Ma lei ci crede quindi a quel cosiddetto piano Mattei che ha lanciato Giorgia Meloni? Lasciamo la terminologia piano Mattei o non piano, no, Mattei. No, però per creare, però è importante fare dell'Italia il grande hub europeo nel Mediterraneo. No, ma è fattibile? Ah, certo, è fattibile. Cioè, è il piano, sì, industriale dell'ENI, questo. Non è necessariamente un piano strategico dell'Italia. Non è solo il piano industriale dell'ENI, anche perché in futuro la rotta nord dell'energia scomparirà completamente e la Germania verrà tagliata fuori. La Russia porterà il gas attraverso la Turchia, perché la Russia deve vendere gas che oggi non sta vendendo. E forse è interessante fare un commento anche su quello che sta succedendo in termini di energia. E quindi importerà quel gas che riuscirà a importare in Europa, lo porterà da sud, dalla Turchia. Noi abbiamo da ricostruire i rapporti con la Libia, rapporti con l'Egitto che purtroppo per il caso della Regione si sono deteriorati, ma i rapporti sì, in Libia possiamo agire, diciamo, in modo limitato, nel senso che la Libia è comunque un paese più, ancora, no, forse adesso si stabilizzerà forse un po' di più. Sì, esatto, perché la situazione della Libia è un po' diversa da quella che viene descritta, anche se è sempre complessa. Ma Libia, Algeria e Egitto fanno tre riferimenti importanti per la politica energetica italiana. Se uno ci mette l'Azerbaigian e la Russia e tutto l'East Mediterranean, che è pieno di gas, secondo me lei ha scelto un tema, quello della politica energetica, dove dei risultati li può portare, sì, però, abbastanza questa rapidamente. Questa scelta rende impossibile dialogare con gli Stati Uniti, creare una coalizione che usi l'approccio di Biden, cioè di usare la transizione ecologica come grande leva per fare una politica industriale, diciamo così, che riassetti la globalizzazione in un mondo, diciamo, post-Russia e post-Covid. Sì, ma comunque di perché gas, ci leghiamo, cioè facciamo tutta la nostra fish politica, la mettiamo sul gas. Del gas ci sarà bisogno per i prossimi vent'anni, quindi non c'è dubbio. Ecco, ma voglio solo capire, quindi a noi, al tavolo europeo domani, cosa interessa di più, Flavia Perina? Ci interessa avere più flessibilità nei conti pubblici? Ci interessa avere la possibilità di dare più aiuti di Stato? Ci interessa fare più debito comune europeo per poter usufruire di nuovi fondi? Io credo che al momento la grande questione, il nocciolo delle questioni, siano le modifiche al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sul quale c'è un'oggettiva confusione e anche ritardo, e sul quale, essendo costituito questo piano di obiettivi misurabili semestralmente, il governo si gioca la faccia, perché, certo, non è uno di quei problemi che puoi dire vabbè, poi vediamo, fra sei mesi o prendi la rata o non la prendi, così, o hai raggiunto gli obiettivi o non li raggiungi. Quindi io immagino che Giorgia Meloni chiederà soprattutto questo domani. Il fulcro del dibattito in questo momento sia quello di avere delle regole un po' più vantaggiose, un po' più flessibili, un po' più flessibili sul PNRR. Sì, il problema è che la Germania probabilmente gli darà questa possibilità, che per noi è essenziale, perché la nostra pubblica amministrazione non è in grado di gestire i tempi che il PNRR richiede, e quindi la Meloni certamente chiederà questa flessibilità. La Germania, pur di avere flessibilità per sostenere la sua industria, credo che sarà disponibile a darla. Dare più aiuti di Stato. Dare più aiuti di Stato, sarà disponibile a darla. Quindi, però purtroppo
credo sia l'unica soluzione alla quale noi possiamo aspirare. Sei d'accordo, Stefano? No, quelli sono i dossier importanti, come la riforma del patto di stabilità, che adesso piano piano si rimetterà, diciamo, a parlarne sul serio. Però adesso è più urgente avere più flessibilità nella gestione del PNRR, perché se appunto diciamo, se invece... le rate non arrivano, i soldi non arrivano. Se invece Meloni cercherà di parlare di migranti, blocco navale, decreto ONG, che alcune istituzioni europee hanno contestato, diciamo, sceglierà la strada facile di parlare di cose che consentono di stare sui giornali, ma di poca sostanza. Vabbè, vedremo domani e dopodomani. Allora, intanto vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché sicuramente l'economia non è aiutata dall'impatto delle sanzioni per la guerra in Ucraina. Guardate. Il 24 febbraio sarà trascorso un anno dall'invasione russa dell'Ucraina e tutto lascia pensare che la guerra, con il suo carico di lutti e sofferenze, sia ancora lontana dal concludersi. È però tempo di un primo bilancio sull'efficacia delle misure che l'Occidente ha adottato contro il paese aggressore e in particolare sull'embargo e le sanzioni che avrebbero dovuto colpire l'economia russa. E qui i dati raccontano una verità scomoda. Nell'anno dell'invasione le entrate russe dalle vendite di idrocarburi, dunque petrolio, gas e carbone, sono infatti quasi triplicate, passando da 90 a 260 milioni di euro al giorno. E questo nonostante la progressiva riduzione dei volumi esportati verso l'Europa. Il 2022 è stato un anno record per il traffico delle merci movimentato dai porti russi. È stato superato il picco storico di 840 milioni di tonnellate, che era stato stabilito nel 2019, dunque prima della pandemia. La tenuta del commercio via mare poggia sull'esportazione di materie prime e prodotti energetici dai porti russi del Mar Nero, del Baltico, del Pacifico, del bacino artico o del Caspio. Sono partiti verso il resto del mondo non solo idrocarburi, ma anche milioni di tonnellate di cereali, fertilizzanti, metalli ferrosi, semilavorati. E il resto del mondo, se si escludono Europa e Nord America, non sembra affatto ostile al Cremlino. Sostiene l'ISPI che per Putin la festa sta per finire perché le importazioni asiatiche non potranno più compensare le perdite causate alla Russia dall'embargo europeo. Ma in questi mesi sono state troppe le previsioni smentite dai fatti. E siamo in chiusura, grazie Franco Bernabè, grazie Flavia Perina, grazie Stefano Felti, grazie spettatrici e spettatori, restate con noi che adesso c'è Purgatorio con Atlantide e noi come sempre ci vediamo domani 8:30. Arrivederci.